Per 20 anni gli imprenditori del turismo hanno sfruttato nel totale far west dei diritti e soprattutto con anche la complicità delle amministrazioni che amministravano, no, le località turistiche. Ora questo gioco si è rotto, i lavoratori non accettano più questo ricatto e servirebbe un cambio di rotta. Non è che c'è il bianco o il nero, non c'è niente, cioè così Sì, tu sai che se viene un controllo devi dire io faccio 6 ore e 40, e poi quello che è la realtà, cioè lo sappiamo noi ma lo sanno anche loro, cioè non è che non lo sanno, hai capito? le amministrazioni, no, delle località turistiche sanno benissimo quella che è la situazione di grave di sfruttamento che c'è dietro questo settore qua. Lo sanno e sanno benissimo che è una buona fetta del PIL, no, di quei territori. Sanno bene che tantissimi lavoratori vengono sfruttati. Dalle 7 a chiusura, diciamo così. Cioè, sicuramente la giornata è lunga e se uno non è abituato ti devi abituare. La realtà delle stagioni è 7 su 7, gli orari più o meno sono questi qui un po' dappertutto. È comunque una situazione che è strutturale di sfruttamento. È la normalità che si lavori 7 su 7, che si lavori con questi ritmi qua. Quindi, e lo sanno tutti, lo sanno comprese ovviamente quelle che sono le associazioni datoriali, che oggi si stanno affannando, attaccando reddito, bonus, dicendo che siamo dei fannulloni. Io metto l'annuncio ma non mi risponde nessuno perché giustamente dice, beh, ho preso 800 euro, non li prenderò 1.400, però magari mi accontento di 800 euro e non lavoro. Questo è stata una parte di problema. Quest'anno il gioco si è rotto, fondamentalmente tantissimi lavoratori stagionali scelgono, piuttosto che andare a lavorare per cifre da fame, sussidi o bonus o reddito di cittadinanza con importi magari più bassi, ma piuttosto che andare a lavorare sfruttati con condizioni inaccettabili, in attesa magari di trovare un lavoro dignitoso, in cui si applichi il contratto, in cui ci sia il rispetto dei diritti e delle tutele che poi i contratti collettivi nazionali sanciscono e nel turismo non vengono mai applicati. Tu avrai la busta paga, magari ci sono 4 ore, 5 ore, in genere sono sempre 5 ore. E dopo in realtà sono quelle che siamo detti, sono quelle sulle 11, sì. Noi chiediamo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento che esiste ed è il contratto collettivo ristorazione, turismo e pubblici esercizi. Ovviamente questo non è il migliore dei mondi possibili, ma già applicare questo significherebbe risolvere una buona parte delle irregolarità sul settore e chiediamo anche un salario minimo a 9 euro l'ora di l'ora che porti a rialzo i tabellari retributivi. E ci preoccupa tanto che l'attacco che c'è su bonus e reddito di cittadinanza possa fare scomparire questi in favore appunto dello sfruttamento sul mercato privato per rilanciare l'economia in questo paese.